Ma io non sono un dietrologo, diciamo, a me piace più vedere dentro le cose che dietro le cose. E avendo seguito questa inchiesta, che in effetti, come dici tu, è molto grave e rende manifesta una contiguità malata tra politici, amministratori e appunto e banche, però non credo che ci sia una volontà di mettere la sordina, di non parlare. Mi sembra anche che l'invito di Napolitano sia stato interpretato in maniera un po' troppo rigida, nel senso che io ho inteso come se Napolitano dicesse: attenzione, attenzione, siate rigorosi nelle ricostruzioni e nelle, diciamo, e a parlare di questo scandalo, perché ovviamente la posta in gioco è molto alta, soprattutto adesso in campagna elettorale. Cioè, non l'ho visto come un invito a silenziare, come si dice adesso, Sì. i cronisti, ma semplicemente l'ho visto come un invito all'attenzione, magari al rigore, perché in effetti uno scandalo del genere proprio in campagna elettorale, non credo nemmeno che, come dire, il PD abbia avuto dei benefici in termini appunto di poca, perché è su tutti i giornali, ne parlano tutte le televisioni, e mi sembra che le persone si siano fatte un'idea che appunto bisogna assolutamente estirpare questa contiguità, che adesso peraltro è uscita nei confronti di una banca, ma insomma la contiguità tra la politica, tra i politici e tanti ambiti della nostra vita ormai è impressionante, perché come sai non è che nelle ASL sia meno grave che spesso magari si faccia carriera per la tessera politica, o comunque ci sia uno zampino della politica sempre nelle decisioni appunto che riguardano, magari mi vengono in mente gli ospedali, ma insomma tante società pubbliche, dove spesso peraltro vengono piazzati politici trombati che poi appunto si ritrovano nelle società che gestiscono servizi pubblici o cose del genere. Quindi credo proprio che bisognerebbe fare un passo indietro, e che bisognerebbe tornare a una invece ad avere come stella polare la meritocrazia, e cercare Ah, di lo mettere promettono persone tutti, valide. vediamo come va a finire nelle nomine di ogni genere, ordine e grado. Grazie. Grazie, Grazie grazie a voi, Alberto. a A presto. presto, Alberto Di Maio, responsabile delle pagine politiche del Tempo.